Guardia di sicurezza, parte 2. Pratiche e istruzioni di sicurezza e protezione. Preambolo introduttivo: questo programma di formazione è stato sviluppato da professionisti certificati per aiutare i dipendenti QHS a comprendere la loro responsabilità sociale. A tal fine, il nostro scopo è insegnare loro le competenze necessarie per gestire al meglio qualità, salute, sicurezza e ambiente. Miglioramento continuo e sviluppo sostenibile fanno parte del contesto di sviluppo a cui si rivolge il nostro programma di formazione. Creiamo questi video per fornire strumenti e risorse che consentono a ogni dipendente di avere il pieno controllo su queste aree strategiche. Conferenza 2. Pattuglie di sicurezza e protezione. In questo video, le parole sicurezza e protezione, sebbene diverse come definite in precedenza nei nostri corsi, hanno qui significati equivalenti. Procedure di pattugliamento e sicurezza. Una delle funzioni più importanti della guardia giurata è l'esecuzione di pattugliamenti nei locali dell'azienda. La pattuglia di sicurezza è composta da due gruppi principali: 1. Pattuglia mobile. 2. Pattuglia statica in missione. Obiettivi di pattugliamento: prevenire e rilevare danni materiali ai beni aziendali, risorse sprecate e altri disastri. Garantire il rispetto delle regole prescritte dall'azienda. Prevenire e rilevare gli attacchi agli interessi dell'azienda. Prevenire gli incidenti. Prevenire tutte le forme di danno. Documentare e segnalare eventuali risultati dannosi in modo tempestivo e appropriato. Pattuglia mobile. Le visite di pattuglia mobile vengono effettuate presso la proprietà di un cliente a intervalli irregolari. La pattuglia può assumere un controllo dei locali dell'azienda o richiedere un'ispezione interna completa. Il numero di visite per stazione o per squadra deve essere concordato con il cliente e può, se necessario, essere comprovato dall'applicazione di procedure di segnalamento o appuntamento. Pattuglia di missione statica. I pattugliamenti su un sito statico vengono solitamente effettuati su base costante, sia internamente che esternamente. Vigilanza, curiosità e completezza sono alcune delle qualità principali che una guardia di sicurezza deve avere per essere efficace. La guardia di sicurezza, di pattuglia, è una delle parti più importanti di qualsiasi sistema di sicurezza. È colui con cui il pubblico è in contatto e che può, come ultima risorsa, intervenire in caso di emergenza. La guardia di sicurezza è vista dalla sua presenza come parte delle forze deterrenti della compagnia. L'agente di sicurezza che effettua una pattuglia non dovrebbe preoccuparsi solo degli aspetti di sicurezza, se queste costituiscono certamente la sua motivazione primaria. Secondo le istruzioni che avrà ricevuto, l'organismo di vigilanza ha anche il dovere, nei confronti dell'azienda, di controllare e segnalare eventuali condizioni in termini di igiene, sicurezza e tutela ambientale, incendi e altro suscettibili di causare danni all'azienda. Le funzioni della pattuglia possono variare a seconda della natura dell'attività e del tipo di locale. Di seguito è riportato un elenco delle principali funzioni degli agenti di pattuglia. Procedure di pattuglia di sicurezza. La guardia di sicurezza è responsabile di controllare tutti gli edifici, uffici, officine,
postazioni di lavoro e altre aree per assicurarsi che non vi siano rischi di incendi, danni causati dall'acqua o altri danni. Verificare che tutti gli edifici, le stanze e gli uffici siano chiusi a chiave per motivi di sicurezza, ovvero per impedire qualsiasi intrusione attraverso porte, finestre, prese d'aria, tubi, eccetera. In particolare, occorre assicurarsi che nessun lucchetto sia stato manomesso o sostituito. Verificare la presenza di qualsiasi fonte di luce insolita. Assicurati che tutte le stanze o gli edifici siano stati chiusi. Se non vi è alcun segno di violazione di domicilio e se non vengono fornite ulteriori istruzioni. Bloccare tutto e segnalare l'incidente. Segnalare qualsiasi difetto negli edifici che possa causare danni materiali o fisici al personale, se possibile, adottare misure preventive. Ispeziona tutti i dispositivi in servizio. A meno che non vi sia un rischio, non spegnerli senza che venga richiesto, ad esempio computer. Controllare le barriere della custodia e segnalare eventuali sezioni che necessitano di riparazione. Invia anche un rapporto su possibili guasti di illuminazione, rubinetti o valvole che perdono, eccetera. Registrare tutti i dati relativi ai veicoli parcheggiati vicino alle barriere del recinto e qualsiasi oggetto o elemento sospetto posizionato vicino alle barriere del recinto e che consenta l'accesso al sito. Cerca eventuali segni di violazione di domicilio in veicoli, vagoni ferroviari, eccetera, accertandosi, ove applicabile, dell'integrità dei sigilli. Controllare anche i contenitori vuoti e assicurarsi che i veicoli non vengano rubati. Garantire che i veicoli commerciali siano bloccati e immobilizzati, in caso contrario, scrivi un rapporto. Recuperare qualsiasi chiave di accensione lasciata inavvertitamente sul cruscotto o sulla portiera di detti veicoli. Chiudere a chiave i veicoli e scrivere un rapporto. Prestare particolare attenzione alle banchine di carico e alle aree di consegna e cercare qualsiasi elemento sospetto. Segnalare qualsiasi attività che si interrompe improvvisamente all'arrivo della pattuglia. Registrare e segnalare qualsiasi oggetto esposto alle intemperie o atti di vandalismo e, se possibile, riporlo in un luogo sicuro. Segnalare qualsiasi violazione delle regole del sito alla persona responsabile, informare il proprio responsabile diretto e registrare il fatto nel report giornaliero. Intervistare qualsiasi persona trovata sulla scena e ritenuta sospetta. Assicurati di condurre questa domanda in modo cortese ed educato in modo da non offendere un visitatore in buona fede sospettandolo. Registrare tutte le irregolarità riscontrate ai punti di controllo e agire secondo le istruzioni fornite, in mancanza di istruzioni. Segnalare la questione al responsabile diretto e intervenire immediatamente solo se le istruzioni fornite lo richiedono. Registrare tutti i pericoli osservati che potrebbero causare danni materiali o fisici e adottare tutte le misure necessarie per correggere la situazione. Prestare particolare attenzione a sportelli, casseforti e aree per riporre denaro e valori. Recuperare tutte le chiavi trovate in quest'area e, se necessario, registrare il fatto nel report giornaliero e avvisare un responsabile. Scopri il numero e l'identità del personale o degli appaltatori che lavorano al di fuori del normale orario lavorativo. Visitare gli appaltatori per assicurarsi che non si svolgano attività illegali. Segnalare qualsiasi dipendente, visitatore, appaltatore o altra persona sospettata di consumare o possedere droghe controllate, segnalare questo evento a un superiore.
Non intraprendere azioni immediate a meno che lo stato di salute della persona in questione non richieda cure mediche o la persona non rappresenti un pericolo per se stessa o per gli altri. Non entrare mai in una situazione pericolosa da solo, edifici, stanze, eccetera. Tecniche di pattuglia. 1. Quando la sua area copre aree particolarmente sensibili. La guardia di sicurezza deve controllare la sua andatura e fare attenzione a non essere notato emettendo suoni non necessari. 2. Ricorda che puoi notare molte cose semplicemente stando fermo per pochi secondi. A tal fine, scarpe o stivali con suola in gomma possono essere di grande aiuto. 4. Una mente sospettosa sta lavorando. Tutto ciò che sembra normale dovrebbe essere ispezionato e spiegato. Se la guardia di sicurezza ritiene che un intruso sia sul sito, non dovrebbe tentare di arrestarlo da solo in nessuna circostanza. 5. I servizi di sicurezza e la polizia devono essere informati. Una guardia di sicurezza non dovrebbe mai esporsi direttamente al rischio. 6. La guardia di sicurezza non deve dimenticare che in alcuni casi il ladro causerà deliberatamente un incidente in una parte del sito per poter operare in pace in una parte opposta se la guardia di sicurezza deve fare i conti con un incidente che è fuori dall'ordinario. La centrale operativa deve essere informata. Sette. Qualsiasi oggetto trovato durante una pattuglia deve essere sequestrato, etichettato e conservato e deve essere redatto un rapporto. Tuttavia, se un oggetto viene trovato in circostanze sospette, il responsabile della sicurezza deve ritenere che sia oggetto rubato e deliberatamente occultato, deve informare il proprio supervisore prima di intraprendere qualsiasi azione. 8. L'ispezione durante un pattugliamento non deve essere limitata al pavimento o alle finestre, i soffitti e i tetti sono altrettanto importanti. Poiché sono i punti in cui sono alloggiati i cavi elettrici e i condotti di ventilazione. Anche le sale computer dovrebbero essere ispezionate. I pattugliatori si assicureranno che la temperatura e la ventilazione di queste stanze siano adeguate. Dovrebbero essere prescritte istruzioni speciali per le ispezioni dei laboratori e delle aree di prova. 9. Durante il pattugliamento, la guardia di sicurezza dovrebbe anche assicurarsi che lo stock non sia esposto alle intemperie e quindi non sia a rischio di danni. 10. Luce e riscaldatori che non devono essere utilizzati devono essere spenti per risparmiare energia. 11. È importante cambiare occasionalmente le rotte e gli orari delle pattuglie, a questo proposito è importante non seguire un modello regolare che può essere osservato e applicato da un terza parte. In effetti, il ruolo della guardia giurata è quello di guardare, osservare e segnalare. Per fare questo, la guardia giurata deve possedere le seguenti qualità: professionalità, completezza, curiosità, vigilanza e sfiducia. Contattaci e iscriviti al nostro canale. Grazie ai tuoi commenti su questo canale YouTube. La tua partecipazione e le tue idee sono benvenute. Grazie mille. A presto!